Ok, benvenuti ragazzi al secondo corso di color grading. Vi ringrazio per avermi iscritto in così tanti, mi ha fatto molto piacere. E, cosa vediamo oggi? Oggi riprendiamo tutto quello che abbiamo fatto nel precedente corso. Quindi vi farò vedere tutti i passaggi, a partire dallo spazio colore, come impostare il progetto con uno spazio colore, come correggere una clip, come colorarla. Vi farò vedere attraverso un plugin che si chiama The Answer come andare a creare un look molto più particolare e soprattutto, cosa più importante, che secondo me un bravo colorist deve saper fare, è matchare due clip. Quindi vi farò vedere come si matchano due clip. Per prima cosa voglio farvi vedere lo spazio colore, ok? Spazio colore, andiamo in questo lancio del riso, andiamo nella parte color. Come vedete, la waveform, non c'è nulla di bruciato. Se noi andiamo a aprire la nostra rotellina e andiamo nella sezione del color management, vedete che noi siamo in DaVinci e la timeline color space è Rec 709, ok? L'output è uguale alla timeline, quindi lo esporterà in Rec 709. Questa impostazione non è sbagliata, è giusta, va benissimo, possiamo utilizzare anche questa, però utilizziamo uno spazio colore in Rec 709 molto limitato, perché è lo spazio più piccolo, dove se guardate il grafico vedete che appunto è lo spazio che dà più limitazioni, è più limitato. Questa è un'immagine in log, andiamo a sovraesporre, quindi e andiamo a clippare gli highlights, ok? Andiamo nella pagina della Color Management, impostiamo lo spazio colore di DaVinci, togliamo l'automatico e impostiamo il custom, quindi andremo a dirgli noi come vogliamo lavorare. Input Color Space è praticamente le nostre clip. In questo caso sono in log, se fossero state RAW in automatico le riconosceva. Volevo farvi vedere però prima la differenza, perché uno spazio colore è più grande e uno spazio colore più piccolo. Noi andiamo e gli diciamo che la nostra timeline la vogliamo lavorare in questo spazio colore, ovvero in DaVinci White Gamut, perché è uno spazio molto più grande, contiene molte più informazioni. E infatti se noi poi andiamo ad applicarlo vediamo che le alte luci non sono più bruciate. Quindi questo serve per farvi capire che è uno spazio colore molto più grande. Input color space sono appunto le clip che andiamo a importare. Se io lo lascio così, lui non riconosce e le lascia in S-Log. Se noi gli diciamo guarda che l'input è S-Gamut 3 Cine S-Log 3, ok? Quindi andiamo a dirgli che queste clip sono di Sony. Se voi avete un altro corpo macchina, vedete che qua ci sono tutte le scelte che potete fare, ok? Se avete la Blackmagic, se avete Canon, io ho Sony e metto Sony. Timeline Color Space, mettiamo DaVinci White Gamut. Salviamo e vedete che adesso le nostre clip risultano colorate. Tranne questa, perché questa è una clip del drone. Non la riconosci come Sony. Cosa bisogna fare? Tasto destro, Input Color Space, e vedete che qua ci sono ancora tutte le camere. Noi andiamo a dirgli guarda che questo è un D-Gamut, è un D-Log della DJI. Infatti se noi andiamo a dirgli guarda che questo è un D-Log, lui ce la va a colorare in automatico. Se non volete impostare qua S-Gamut 3, lo mettiamo ancora in Rec 709. Dove? E cosa andiamo a fare? Andiamo a metterci una LUT, quindi DaVinci in questo caso ha delle LUT standard, le facciamo applicare e vedete che va a colorarcela. È giusto o sbagliato? Va bene anche in questo modo, potete fare anche un nodo qua e vedete che però siamo sempre lì, quindi ti chiederà che cos'è l'input e cos'è l'output. Noi sappiamo che è un Sony S-Gamut 3 Cine. L'input gamma andiamo a rimpostare sempre il nostro Sony S-Log 3, output Rec 709, output gamma
REC709, ok? Ed è colorata anche così. Partiamo a colorare le nostre clip. In questo caso sono queste tre clip girate nello stesso ambiente ma con luci differenti. Questa è una cinghia di un divano, è una ripresa un po' strana. Se notiamo il colore verde, vi faccio già vedere, se noi facciamo tasto destro, con questo rubiamo un fermo immagine, ok? Andiamo qua, con questo l'accostiamo, vedete che il colore verde non c'entra niente con questo. E purtroppo se questa scena precede questa scena, io la vedo, io lo noto che il verde è diverso. Io già qua vedo il legno ha un bilanciamento del bianco diverso, quindi io so che dovrò andare a scaldare un po' la nostra immagine e vedete che già il legno si avvicina di più. Poi che sia illuminato diverso è ovvio, io in questa scena ho messo un controluce come lo vedete qua, in quest'altra scena presa dall'alto ovvio che non ho fatto un controluce, ho cambiato la situazione, quindi ho creato questo fascio, ok, e tutto il resto era in ombra ed è normale che queste fasce non siano più di questo colore perché la luce è diversa. Qua la luce rimbalzava, colorava le fasce, qua le illumina in un altro modo. Questa è un'ottica diversa, questo era un 24 mm 1.4, questo era un... oddio, questo era un 50 mm macro, se non sbaglio. Due ottiche diverse, quindi già si è cambiata un'ottica. Tra un'ottica e un'altra il colore cambia, il bilanciamento del bianco cambia, una sarà più magenta, una sarà più verde, una avrà più contrasto, una avrà meno contrasto. Il bilanciamento del bianco più o meno c'è, ok? Scusate, facciamo vedere così, il bilanciamento del bianco più o meno c'è. Quindi noi andiamo a crearci un altro nodo con altezze, prendiamo il nostro selettivo e andiamo a selezionare le fasce. Con questo andiamo a vedere cosa abbiamo selezionato. Solo quello che abbiamo selezionato, vedete che io clicco sul verde però mi prendo un po' tutto, quindi andiamo a regolarci con quei parametri, andiamo a togliere tutto quello che non è verde, ok, e sappiate che con questo andiamo a selezionare il colore. Con questo è più o meno la saturazione e con questo luminanza. Quindi se andiamo qua prendiamo la parte più scura, se andiamo qua prendiamo la parte più illuminata. Consiglio sempre di mettere un prefilter a meno di 10. Serve ad ammorbidire la selezione. E se volete un po' di blur. Con questo vediamo che abbiamo selezionato solo le fasce. Andiamo a toglierci il nostro highlight. Ci rimettiamo la nostra reference e adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a saturarle. Andiamo a saturarle. Vedete che le stiamo saturando, ma sono sempre più tendente al giallo. Quindi andiamo a raffreddarle. E andiamo a boostare il colore. Vedete che pian piano ci avviciniamo all'effetto che vogliamo. Andiamo a giocare sempre con la temperatura colore e la tinta. Raffreddiamo ancora. E ci siamo. Quindi io ho giocato con la temperatura colore, la tinta e vabbè, ovviamente la saturazione. Questo è il prima. E questo è il dopo. E non è... Cioè, sono piccole cose che fanno la differenza in un'immagine. E questo deve fare il colorist. Adesso voglio farvi capire quando vi dico perché la luce fa tutto. Qua abbiamo un controluce, vedete che già non c'è niente, non c'è molto da fare, a parte che contrastarlo un attimo e saturare,
Poi per il resto l'immagine c'è già. Adesso cosa voglio farvi vedere? Voglio farvi vedere questo plugin che appunto si chiama The Answer, ok? E simula l'effetto pellicola. Ora vi mostro come spingere l'effetto. Andiamo a crearci un altro nodo e inseriamo questo plugin. Ovviamente adesso è un disastro. Perché? Perché dobbiamo andare a regolarci i vari parametri. Quindi, noi abbiamo detto che il nostro input, quindi le clip, in questo caso la timeline è in DaVinci Wide Gamut, quindi metteremo DaVinci Wide Gamut, ok? E già inizia a prendere forma. Mettiamo il caso, non abbiamo impostato nulla, quindi siamo nell'impostazione di base. Noi qua basta che andiamo a metterci, sappiamo che è un file Sony, ok? Quindi gli diciamo guarda che noi andiamo a sceglierci la camera. Ok, scegliamo la camera. È una Sony, è una 7S3 ed è un S-Log S-Gamut 3 Cine. Ok, quindi gli abbiamo detto che è un S-Log. Andiamo a abbassarci l'esposizione. Ovviamente adesso abbiamo questa Kodak Vision che non va per niente bene, cambiamola. Riazzeriamo, ok, siamo nel Rec. 709. Questa è la nostra clip in S-Log. Cosa possiamo fare? Andiamo nel LUT, S-Log 3, applichiamo ed ecco che c'è la porta. In Rec. 709, altro nodo e applichiamo il nostro de-enser. Ok, quello che vi suggerisco io è lasciate sempre un nodo per de-enser, quindi questo sarà de-enser e questo sarà l'input. Ok, quindi se andiamo a metterci il nostro color space o la nostra LUT per portare al Rec. 709, io vi consiglio di lasciarlo singolo. Ogni nodo deve avere il suo effetto, così potete andare singolarmente a attivarlo o disattivarlo. Allora, ripartiamo da questa immagine. Allora, master setting, scusate, preset. Ok, eccoci qua. Allora, nodo di answer, DaVinci Wide Gamut. Ok, quindi i primi comandi importanti sono temperatura, colore e tinta. Potete anche cambiarli sul vostro nodo. Ok, quindi io torno nel mio nodo, cambio tinta e vedete che funziona lo stesso. Io di solito lavoro così, quindi esposizione e bilanciamento la faccio su questa clip. Vedete già la differenza tra una clip e l'altra. Ok, con questo invece andiamo a selezionare la nostra pellicola. Vedete quante pellicole abbiamo, quanti effetti abbiamo, ce ne sono veramente un'infinità. Questa è molto bella, mi piace. Ok, poi con l'altro comando andiamo appunto, vedete, andiamo a lavorare sui neri e sui bianchi. Però vi consiglio di non modificarli questi. Andate nel primo nodo e selezionate contrasto, bassi, medi e alti, ok? Quindi questo io lo chiudo di solito, lascio appunto la pellicola. Questa invece è la stampa. Vedete che posso selezionare quattro tipi di stampe: linear. Ok, vedete che cambia ancora effetto. Io di solito uso o la glossy oppure lascio il linear e possiamo benissimo andare a contrastare noi, ok? Però vedete, cioè, non bisogna fare passaggi particolari. In due nodi
io ho già un'immagine, perché io la lascerei così l'immagine, non vado a fare nient'altro. Ci sono altri trucchetti che poi vi faccio vedere, però se la luce è ottima, basta, c'è niente da fare. Anche qua possiamo sistemare l'esposizione, contrasto, la saturazione, la densità del colore, scusatemi, e la saturazione. Parametri che io lascio fissi. Quindi chiudiamo anche questo. Idem questo. Cambia la tinta. Altra cosa che chiudo. E mentre passiamo nella grana. Ed è qua la potenza di Dehancer. Io di solito cosa faccio? Ovviamente, se la lasciamo di default, la grana è tanta. La grana, secondo me, ci vuole perché dà quell'organico e cambia molto. Ovviamente deve essere sottile. Poi dipende dal lavoro che fate, perché se fate, non lo so, un vostro progetto personale, potete mettere quanta grana volete. Però troppa poi va a togliere il dettaglio. Quindi io di solito faccio, imposto questo parametro che è la quantità di grana, ok? La vado ad azzerare e poi cambio il tipo di grana, quindi non più negativa, ma la metto positiva. E con questo tasto andiamo a togliere o mettere. Così è tolta, così è messa, ok? C'è. La grana c'è, è molto sottile, non è troppa. Guardate che se già andiamo a mettere la negativa, si nota molto, si nota molto. Così è negativa e così è positiva e così non c'è, ok? Quindi è proprio sottile, però serve a dare quell'effetto organico, quell'effetto di pellicola. Altra cosa, ecco che qua arriva il pezzo forte di questo programma, che è l'aliation. L'aliation cos'è? In poche parole, adesso vi faccio vedere dove nelle zone di alte luci, se noi andiamo a attivarlo, quindi tasto attiva, vedete che già cambia. Con Local Diffusion andiamo a diffondere l'effetto. Vedete che più alziamo e più questo effetto si amplifica. Con Global Diffusion, idem. Però vi voglio far vedere che è questo quello che fa l'effetto particolare, ok? Vedete? Quindi i contorni dove ci sono alte luci, lui va a evidenziarlo. È praticamente l'effetto che si ottiene con una pellicola. Nel digitale questo non c'è più. Io di solito modifico solo il local diffusion, basta, non serve nient'altro. L'ultimo effetto è il bloom. Il bloom cos'è? Vedete? Adesso vi faccio vedere di più. Questo effetto panno, questo effetto glow, che mette? Ed è quest'altro, l'altro effetto che fa effetto pellicola, ok? E cambia tanto l'immagine, non c'è niente da fare. Quindi questi sono i parametri fondamentali per andare a impostare questo effetto pellicola. Ultima cosa è l'output, quindi con l'output noi decidiamo quanto applicare l'effetto che abbiamo applicato, quindi questo nodo o al 100% o lo togliamo del tutto. Funziona un po' come questo comando. Del gain, ok? Noi la zeriamo. Vedete che altrimenti lo portiamo a 1. Ok, quindi funziona come il tasto del gain. Basta, finito. Veramente in 2 secondi abbiamo creato questa color, questa immagine. Ma ribadisco, è la luce che ha fatto tutto. Allora, in questo caso mettiamo di raggiungere la nostra clip, eccoci qua, saturiamo quell'attimo, altro nodo, Dehancer, ok, input, DaVinci, white gamut, questo lo chiudiamo,
andiamo a prenderci la nostra pellicola, vediamo. Ok, tipo questa. Andiamo a riaggiustare la nostra esposizione, un po' di contrasto. Ok, torniamo nel nostro plugin. Torniamo nel nostro plugin. La grana, abbiamo detto positiva e la portiamo a 0, ok, ed ecco che partiamo con l'effetto, quindi mettiamo il nostro elation per matchare due immagini e andare a vedere anche questo effetto. Se noi qua ne abbiamo tot, è ovvio che qua dobbiamo avere tanto uguale, non possiamo farne troppo, ok? Se noi andiamo a vedere questo, più o meno andrebbe così. Poi sono situazioni di luce diversa, quindi è normale che non siano identiche. Se è a favore di luce, questo effetto di glow bisogna diminuirlo. Quindi andremo a togliere il glow. Ci sarà sempre, ma in maniera inferiore. Ok? Abbassiamolo ancora. Quindi mettiamo il caso di matchare queste due immagini che sono praticamente diverse. Io guardando questa immagine, prima cosa che faccio è vado a vedere il bianco e vedo già che questo bianco è molto più caldo. Quindi lo porto più freddo. Qua c'è dentro, qua c'è del magenta, quindi andiamo nel magenta. E basta. Ok, quindi già col bianco l'abbiamo fatto. Ovvio, qua siamo in controluce, abbiamo un flare che ci rende tutto meno contrastato, qua abbiamo luce diretta del mezzogiorno ed è diversa. Però posso andare a togliere un po' di contrasto. Vediamo, andiamo a prendere questa. Se noi accostiamo, vediamo che qua eravamo in controluce mentre qua è tutto in ombra. Ovviamente non si potrà mai raggiungere quell'effetto qua, però cos'è che possiamo fare? Tasto destro. Grab Still, andiamo sulla clip che dobbiamo colorare, tasto destro ed eccoci qua. Ok, ovviamente adesso non c'entrano niente. Torniamo nel primo nodo, ci riaggiustiamo l'esposizione. Io cerco di tenere sempre l'immagine così. E cerco di andare a sistemare. Prima cosa il bilanciamento del bianco. Io qua che vedo tende. Col bilanciamento del bianco ci siamo più o meno. Forse tende un po' più ancora al magenta. Quindi andiamo sul magenta. Ma di pochi punti. Poi altra cosa che vedo è che l'effetto elation è forse è troppo pronunciato qua rispetto a questo. Quindi vado nel mio nodo, vado in elation e abbasso local diffusion. Iniziamo a capire. Altra cosa che noto è il blu. Il blu, bene o male, ci siamo. Se proprio volete, cosa si può fare? Altro nodo, andiamo con il nostro selettivo, lo selezioniamo, vediamo che ci ha preso il blu. Cerchiamo di raccogliere solo il blu, quindi togliamo il verde. Pre-filter 10, un po' di blur. Quindi in questo caso abbiamo selezionato il blu. Cosa andiamo a fare? Andiamo a desaturarlo quell'attimo per andare a matcharli. Ok, sono piccole cose. Vedete voi se è il caso di farle, però questo serve per farvi capire cosa si può fare. Lo desaturiamo e lo decontrastiamo quell'attimino. Ok. Adesso sono piccole differenze, però ci sono. Ok. Se invece preferite questo blu, tornate nella clip precedente e andate a matcharlo come preferite. Quindi la cosa da fare è individuare una clip che vi piace. A me tipo è piaciuta questa clip, vado a riproporla su tutte le stesse clip.
ma non di tutto lo stesso progetto. Tipo, io in un matrimonio individuo la clip per le esterne e coloro tutte le esterne fatte così. Individuo le clip per gli esterni, quindi fuori quando sono, non so, nella situazione in cui sono fuori dalla chiesa, io coloro tutto nello stesso modo, prendo tutte le clip fuori dalla chiesa e le coloro in questo modo. Preparazioni, in un altro modo, quindi creo delle macro situazioni e vado a colorarle in base a quello, ok? Quindi non è che prendo la clip delle esterne e coloro la parte della chiesa. No, prendo la clip delle esterne e coloro le esterne e basta. Volevo farvi vedere questo. Questo piccolo trucchetto. Ovviamente qua è in controluce, mentre qua è in ombra. Cosa si può fare? Noi vediamo che la luce arrivava da qua, ok? Infatti vediamo che qua c'è ancora qualcosina. Ci creiamo un nodo, andiamo a cercare i nostri effetti e mettiamo Lens Flare. Lens Flare, ok. Di default è questo, noi sappiamo che la luce arriva di qua. Andiamo a modificare e mettere Mirror a farci questo effetto. Cerchiamo di colorarlo nello stesso modo. Quindi dobbiamo andare in Global Correction. Colorize lo portiamo a 1 e selezioniamo il colore. Più o meno è sull'arancio, quindi noi andiamo. Ok, questo. Cos'altro possiamo fare? Sistemare la saturazione. Quindi andiamo a simularlo. Togliamo colore e vedete che abbiamo simulato questo effetto. Sono piccole cose che fanno la differenza. Ok, quindi che dire di questo programma? Questo programma è interessante, ok? Serve a creare un effetto pellicola. Non va bene per tutti i lavori, perché ci sono lavori più delicati in cui ci vuole più precisione e lavori in cui si può usare di più, ok? Questo è un effetto pellicola, quindi è un effetto particolare. Non per tutti i clienti va bene, ok? I contro di questo programma sono che va a rallentare il playback. Vi faccio vedere. Ok, questa clip colorata con Dancer, se la mando in play, vedete che va a 9 frame, quindi non riusciamo. Se io tolgo il nodo di Dancer, vado e vedete che va. Quindi Dancer rallenta di tanto, ma rallenterebbe anche facendo un nodo di Da Vinci, ok? Se io tolgo questo Dancer. Togliamo tutto perché si può fare con Da Vinci? Sì, si può fare. Non è la stessa cosa. Si può raggiungere un effetto simile, ma è diverso. È diversa la grana e Dancer è studiato apposta per questo, quindi è un altro risultato. Con Da Vinci posso creare un nodo con Elation e vedete che è andato già a applicarmi questo effetto. Vedete qua? Con questo andiamo a regolare l'intensità, ok? E con questo la saturazione dell'effetto. Qua abbiamo la grana e ovviamente questo serve a diminuirlo. Però non è la stessa cosa. Con Dancer andiamo nel dettaglio. Potete veramente sbizzarrirvi e soprattutto sono inseriti degli effetti pellicola. Ve lo suggerisco? Sì, lo suggerisco dal momento in cui, se volete, tipo nei matrimoni io lo utilizzo, perché nei matrimoni voglio ricercare qualcosa in più, voglio creare il mio stile, voglio fare qualcosa di particolare, quindi lo vado a utilizzare. In un'aziendale dove dovrò mostrare un prodotto per quello che è,
non vado ad applicarlo perché va a cambiare l'immagine, va a modificare la realtà, i colori e tutto, quindi non lo applico. Posso applicargli della grana, quindi utilizzerò Dehancer se vado, come avete visto, come imposto il livello di grana, posso inserire quello, però non vado a mettere effetti pellicola. I effetti pellicola li utilizzo in documentari, matrimoni e progetti personali. Non fossilizzatevi su, ah, chissà cosa ha fatto nella color, no. Fossilizzatevi più, concentratevi di più su ottenere un'immagine pulita e bilanciata con le altre clip. Non con le ombre blu perché fa l'effetto, no, cioè quello che dovete fare voi è davvero creare un'immagine pulita, piacevole. Concentratevi più sull'utilizzo della luce, quindi imparate bene a utilizzare la luce e mantenere l'omogeneità tra le varie clip. Più omogeneo è, e meglio è. Perché è ovvio che se avete prima un'immagine gialla, una bianca, una magenta, una verde, non è un lavoro professionale, ok? Quindi prima di concentrarvi su fare il look particolare, concentratevi sulla correzione della clip, sulla correzione colore, ok? Quindi rimanete più semplici possibili. Alla fine vi ho fatto vedere, a parte il nodo con Dehancer, dopo l'immagine era già finita, cioè io potevo anche non applicare una LUT, potevo non applicare niente, che per me l'immagine era già buona. Quindi lo dico per l'ultima volta, l'utilizzo della luce è il 99% dell'immagine. Fatemi sapere anche se volete affrontare qualche discorso in particolare, me lo scrivete nei commenti, così nei prossimi mesi cercherò di sviluppare qualche altro corso. Vi ringrazio, grazie anche per il supporto, grazie anche per tutta la gente che si è iscritta e mi fa piacere anche che mi seguono colleghi del settore wedding, mi fa molto piacere e vi ringrazio. A presto ragazzi.